Bentornati cinefili, io sono sempre Victor Laso 88, oggi sono qui finalmente per annunciare i titoli dei film che sono stati ufficialmente selezionati per partecipare alla prima edizione del Movie Planet Film Festival. Vorrei ringraziare a nome mio, ma anche a nome degli altri giurati, quindi a nome del Presidente Giuria, Cristina Francese, di Roberto Figazzolo, Marco Mariani e Federico Frusciante, tutti quelli che hanno partecipato alle selezioni del festival inviando le proprie opere. Ci sono arrivati moltissimi film e ne abbiamo scelti 16 che verranno proiettati durante le due serate che andranno a comporre il Movie Planet Film Festival, che si terranno a fine giugno presso il Cinema Movie Planet di San Martino Siccomare, che si trova nella cintura di Pavia. Per quanto riguarda la comunicazione delle date ufficiali e degli orari delle due serate, vi rimando al sito ufficiale del Film Festival, che è www.movieplanetgroup.it/filmfestival, e che troverete nella descrizione qui sotto. Entro appunto pochissimi giorni troverete pubblicato il tutto. Sicuramente la seconda e ultima serata del Movie Planet Film Festival, in cui saranno anche premiate le opere vincitrici, si terrà il 27 giugno, quindi sempre presso il Cinema Movie Planet di San Martino Siccomario, indicativamente a partire dalle ore 21, ma è un orario soggetto a variazioni, quindi finché non verrà pubblicato ufficialmente sul sito tenetelo solo come indicativo. E alla serata di premiazione ci sarà presente in sala anche Federico Frusciante, che è nella giuria. Il Movie Planet Film Festival vuole promuovere il talento, il cinema indipendente, ma anche la voglia di comunicare qualcosa, l'esigenza di comunicare qualcosa attraverso il proprio lavoro. Quindi vado a leggervi i titoli dei film che sono stati selezionati. Mi sono fatto qualche appunto perché sono parecchie, io ho la memoria di un pesce rosso. Sapete che le categorie erano cortometraggio e accorpate in un'unica categoria, mediometraggio e lungometraggio, quindi adesso leggerò i corti selezionati e poi quelli dell'altra categoria. Allora, i corti che verranno proiettati durante le due serate del Movie Planet Film Festival saranno Just in Time di Jacopo Navari, poi Nido di Bava di Nick Bollettini, Io sono morta di Francesco Picone, Non è la verità di Leonardo Maria Antonio Rinella, poi Mr. Bog, Mr. Boog di Giovanni Saponaro, La decostruzione di Emanuele Marchetto, poi Il senso dell'odio di Alessandra Testoni, Freddy Fox di Michela Sartori, DS di Federico Sfascia, Il grido di Cristiano Bacci, Scacco matto di Gabriele Giannini, Lapse di Luca Tartaglia, Manuale per aspiranti suicidi di Federico Russotto, Le storie dell'arte di Dario Molinari. Per quanto riguarda la categoria medio e lungometraggio, abbiamo selezionato due film che sono The Peacemaker, questa storia come un puzzle di Gabriele Colombo, e infine Le notti del maligno di Federico Sfascia. Quindi ringraziamo tutti quelli che hanno inviato le proprie opere. Questi sono i film che sono stati selezionati. Tra le altre cose vi consiglio di guardare costantemente il sito del Movie Planet Film Festival, quello che trovate in descrizione, perché lì a breve verranno pubblicati l'elenco completo che ho appena letto, in modo che potete consultarlo meglio, le date, gli orari ufficiali in cui si terranno le due serate, e poi anche i 16 film che ho appena nominato, che potete consultare tranquillamente da casa e votare anche, perché verrà consegnato il premio speciale del pubblico, che sarà deciso da voi da casa. Il film più votato verrà premiato durante il Film Festival, perché il Film Festival non è dato solo dalle due serate che si terranno fisicamente a San Martino Siccomario, ma i protagonisti assoluti sono i film, e quindi potete vederli anche voi da casa e decidere qual è quello che secondo voi merita il premio del pubblico. Quindi vogliamo rendere questo festival interattivo anche con chi non può partecipare fisicamente alle due serate. Vorremmo che per appunto partecipaste guardando il film che abbiamo selezionato. Quindi io vi invito a dare un'occhiata, perché sono opere comunque interessanti. Quindi ne vedrete sicuramente le belle sia a casa che in sala, per cui poi quando verranno annunciate ufficialmente le date lo comunicherò comunque con un video, in modo da potervi aggiornare maggiormente. Quindi io spero di non avervi dato troppo, noi ci vediamo, spero, alle serate Movie Planet Film Festival, e perché no, al prossimo video. Ciao a tutti!